Ottava corsa, premio Oglio, miglio per i 3 anni, sono 12 al via, vale anche come seconda tris, prima fila per Cataleya Wise S e Chico dei D'Altri, Clever Song LF con i Medes M, Cleopatra Marche, Capuzzi e Clio del Succeo, seconda fila per Calibano Ferma, Citus Febi, Clarissa ZS, Clarissa Dorial e Clemente Clemar. Con molta prudenza Clarissa ZS, così come Clio del Circeo e anche Citus Febi. Di galoppo Cataleya Wise S, prima dello stacco. Di galoppo anche Clever Song LF, che stava cercando di attaccare Chico dei D'Altri. E allora quest'ultimo conduce impegnato da Coni Medesemi dalla seconda fila, ha colto buon avvio Calibano Ferma che figura in terza posizione, a precedere Clarissa Dorial e poi ancora Clemente Clemar e gli altri. Insiste con i Medesem, si oppone Chico dei D'Altri, i due prendono vantaggio e il primo quarto va via in 29 e 4. Sono in vantaggio su Calibano Ferma che cerca di ricucire il gap e a sua volta precede di alcune lunghezze Clarissa Dorial e poi ancora Clemente Clemar, Clio del Circeo e Citus Febi, ultimo dei superstiti a precedere Clarissa ZS. Prosegue la lotta tra Chico dei D'Altri e con i Medesem, che ora stanno per giungere al paletto di metà gara in 1 minuto e 6 decimi, si viaggia sul piede dell'1:16 scarso. Sempre Calibano Ferma, spettatore interessato del duello fra i primi due, quindi migliora Clemente Clemar affiancando Clarissa Dorial. Sposta in terza ruota e attacca Calibano Ferma, con i Medesem deve accodarsi a Chico dei D'Altri. Quest'ultimo ora deve fronteggiare la minaccia di Calibano Ferma, che è molto convinta. 1200 in 1:33 per Chico dei D'Altri e Calibano Ferma. Con i Medesem invece viene avvicinato da Clemente Clemar, che ha all'interno Clarissa Dorial, poi Clio del Circeo. La retta d'arrivo con Chico dei D'Altri, che per ora ha respinto Calibano Ferma e si mantiene in vantaggio, poi Clemente Clemar in terza posizione, inseguito da Clarissa Dorial e Clio del Circeo dopo il cedimento di Coni Medesem. Nel finale Chico dei D'Altri si distende e, nonostante l'attacco degli avversari, va a staccare con Enrico Bellei davanti a Calibano Ferma. Per il terzo dovrebbe essere Clemente Clemar e quindi la combinazione vincente di questa tris è 2-8-12 per la seconda a seguire di Chico dei D'Altri, grazie anche agli errori dei più attesi Cataleya YCS e Clever Song LF, subito pallosi nella fase iniziale. Chico dei D'Altri con Enrico Bellei alla guida del training e per la scuderia track di Primo D'Altri un figlio di SJ Scott e Gabella Black vince a media di 1:16:15:06, probabilmente davanti all'8 di Calibano Ferma, al terzo il 12 di Clemente Clemer. E quindi con la combinazione vincente di questa seconda tris, che dovrebbe essere 2-8-12, è davvero tutto per questo convegno dall'ippodromo delle Capannelle, dove il trotto ritornerà fra 7 giorni, mercoledì della prossima settimana. Lì dallo studio.